Ragazzi, bentornati finalmente in questo nuovissimo video del canale. Quest'oggi per voi voglio cominciare, si spera, una serie nuova. Una serie in cui andremo a ricordare delle cose che sono successe nel mondo Pokémon, ma che in qualche modo Nintendo, Pokémon Company, insomma la divinità che ha fatto Pokémon, vuole farci dimenticare. Perché ci sono molte cose, se ci pensate, successe in questo fantastico mondo di mostriciattoli che sono scomparse da molto tempo e Nintendo vuole metterci praticamente una pietra sopra, come se non fossero mai successe, appunto per farle dimenticare ai fan per qualche motivo. Quest'oggi appunto cominciamo con 5 cose, però è ovvio che mi serve anche il vostro supporto qui sotto, quindi ragazzi mi raccomando commentate qui sotto con la vostra opinione riguardo le cose che andate a dire dal video e magari suggeritemi anche altri argomenti da trattare in un futuro episodio, ovviamente anche un bel like e un bel follow su Instagram, perché no, per essere completi possiamo fare pure questa cosa. Quindi ragazzi, mi raccomando, confido in voi. In tutti questi anni di mondo Pokémon, come vi dicevo, sembra che Nintendo alcune volte abbia voluto premere il tasto reset nel nostro cervello per farci dimenticare alcune cose. Però non temete, perché questo ci penso io a riportarle a galla. Per cominciare, io andrei a vedere quali Pokémon in prima generazione, così totalmente a caso, insomma, non è che ha un senso questa cosa, non ha nessun senso. Andrei a vedere quali Pokémon in prima generazione possono imparare, insomma, la MN Volo, quindi ignarmelo di telefono, e andiamo a vedere appunto quali Pokémon possono imparare Volo in prima generazione. Ragazzi, è un elenco molto molto breve, abbiamo per esempio Pokémon come Pidgey, come Pidgeot, e Farfetch, Zapdos, Moltres, Articuno, Mew, anche se vabbè non ha senso, ma Mew può imparare tutte le mosse. Abbiamo poi Doduo, un Pokémon che secondo Rosso e Blu non può volare perché non ha le ali, ma corre molto veloce. Charizard, non può imparare volo. Seriamente. E quindi, come avete capito, il primo punto di questo video è che ci hanno fatto dimenticare che in Rosso e Blu Charizard non poteva apprendere la MN Volo, quando Pokémon come Pidgey, un piccolissimo volatile, o Doduo, parliamo di Doduo, un Pokémon senza ali, che può correre veloce ma non volare, potevano imparare il volo, Charizard però no. In giallo appunto hanno rimediato, hanno recuperato con questa brutta, brutta figura, perché ragazzi, cioè, è una cosa veramente, credete, imbarazzante. Cioè, Charizard, il Pokémon veramente re dei cieli per eccellenza che dominava questo ambiente, non può imparare il volo. Non può imparare il volo. Voi se volete utilizzare Charizard con volo in Pokémon Rosso, beh, scordatevelo. Vi utilizzate Doduo. Ma la volete sapere un'altra cosa? In prima generazione anche Dragonite non può imparare volo. Cioè, ma ci rendiamo conto? Ma questi erano impazziti! Cos'altro? Cos'altro Game Freak, Pokémon Company e tutti gli altri ci hanno fatto dimenticare, ci hanno resettato dal cervello? La GS Ball. La GS Ball. Io anni fa feci pure un video che andò molto bene per l'epoca riguardo la GS Ball. GS, Gold, Silver, Oro e Argento, infatti uscì in quel periodo della seconda generazione di Oro e Argento, fu protagonista di una parte dell'anime, delle isole Orange, dell'inizio della saga di Johto nell'anime, e arrivò anche nei giochi, o meglio, non arrivò da noi, solamente in Giappone, in Pokémon Cristallo, da noi no, è un miraggio, non è mai arrivata e quindi ci hanno fatto dimenticare, ci hanno resettato il cervello. La storia della GS Ball, comunque sia, è molto semplice. Però gli sceneggiatori dell'anime, non sapendo più come portare avanti questa particolare Ball, l'hanno praticamente eliminata sperando che gli telespettatori si dimenticassero di questa cosa. Ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando. E effettivamente la Ball non è più apparsa perché non sapevano più come portarla avanti. Si pensa che doveva contenere un Celebi, un Pokémon leggendario. Anche nel gioco appunto serviva per ottenere Celebi, solamente però nella versione giapponese di Cristallo, perché sia mai che arriva da noi in Occidente. E da quel momento in poi la GS Ball ci è stata praticamente rimossa dai ricordi. La terza cosa che vi elencherò in questo Poké Reset, diciamo, è il casinò. Vi ricordate il casinò? Il casinò Rocket, in seconda gen, in terza, fino ad arrivare a Diamante, Perla, Platino, Heart Gold e Soul Silver, in cui ci fu un cambiamento praticamente del PEGI. Avete presente quel numerino che c'è sotto? Il PEGI 3, il PEGI 12, 18 e via dicendo. Se Pokémon continuava a mettere il casinò nei giochi, doveva passare a PEGI 12, quindi una cosa non molto convincente, un prodotto abbastanza scomodo da vendere ai bambini, un PEGI 12, un PEGI 18 addirittura, per un prodotto
che andava a sponsorizzare il gioco d'azzardo? Assolutamente no, quindi andava rimosso completamente il tema del casinò, una cosa che non è più apparsa appunto dai giochi praticamente Diamante, Perle e Platino, Heart Gold e Soul Silver. Addirittura in tutte le versioni estere di Heart Gold e Soul Silver hanno cambiato con il Giro Voltorb, un minigioco appunto messo nel casinò, se non ricordo male, di Fjorduropoli al posto del casinò. Hanno fatto addirittura una cosa carina in Rubino Omega Zaffiro Alpha, facendo vedere appunto il casinò di Ciclanipoli, però completamente chiuso, in modo da rimuovere ulteriormente questa feature dalle menti di noi giocatori Pokémon. Come avete capito, le cose rimosse in questo video sono abbastanza vecchie. Con questo quarto punto però voglio fare un'eccezione, perché parliamo sì di una cosa che riguarda in parte Kanto, ma parliamo del Team Rainbow Rocket. Se vi ricordate, il Team Rainbow Rocket è apparso in Ultra Sol e Ultra Luna con un grandissimo arco narrativo, sinceramente, che ha salvato un po' il postgame dei giochi, che era veramente fiacco ad Sol e Luna, ma anche normalmente in Ultra Sol e Ultra Luna. E alla fine questo postgame fantomatico col Team Rainbow Rocket che ritorna, questo team che sa finalmente usare i leggendari, le ultra creature, gli ultra varchi, un Team Rocket rinato in grandissimo spolvero, alla fine questo arco narrativo finisce con Giovanni che ci prepara al suo prossimo e grandissimo malvagio piano. Ma questo piano, ma che fine ha fatto? Io me l'aspettavo nel 2018, ma poi è arrivato Pokémon Let's Go. C'era Giovanni, però non c'entrava assolutamente niente col Team Rainbow Rocket. Me l'aspettavo anche se di meno in Spada e Scudo. Non è successo ovviamente niente, un accidente. Lo so ragazzi, probabilmente è solamente un'idea che mi sto facendo io in testa, ovvero che Nintendo cerca di cancellare dalle nostre menti questa scena in cui Giovanni ci anticipa il suo nuovo e malvagio piano. Però l'hanno messa, mi aspettavo qualcosa nei giochi recenti. Invece no, al momento ancora niente. Ci sarà sicuramente da aspettare, prima o poi ne sapremo qualcosa. Però non vorrei che la cosa facesse un po' la fine della GS Ball, ovvero che non sanno cosa fare e alla fine cade tutto nel dimenticatoio. E come ultimo argomento di questo video, tenetevi forte, mi raccomando, parliamo ovviamente della cosa più rimovibile del mondo per quanto riguarda Pokémon Company e Nintendo, perché insomma ci sono degli interessi in gioco e parliamo di Porygon nell'anime, quindi il famoso episodio Soldato Elettrico Porygon. Praticamente molti bambini dopo questo episodio denunciavano episodi di mal di testa, perdita di vista, epilessia e via dicendo. L'episodio venne visto da milioni e milioni di persone in Giappone, quindi fu praticamente un disastro causato da alcuni effetti speciali degli sceneggiatori, che volevano appunto rendere il tutto più scenico, più emozionante, però hanno solamente fatto casino. Strano, eh? Se ci pensiamo, poi tutta questa situazione di Porygon eliminato, bannato dall'anime, è colpa del tono shock di Pikachu, che ha colpito praticamente questi missili che erano l'antivirus del sistema del centro Pokémon e ha causato questi effetti speciali devastanti. Quindi gli sceneggiatori hanno fatto un casino sia con Pikachu che con Porygon. Porygon purtroppo ci ha rimesso di più, ha pagato il prezzo più alto, perché da quel momento in avanti, a parte alcuni cameo di dicendo, sia Porygon sia le sue evoluzioni, Porygon 2 e Porygon Z, sono stati completamente bannati tra virgolette a vita dall'anime per una singola scena in cui i bambini hanno avuto mal di testa, perdita di vista e via dicendo. Veramente un disastro che però da quel momento Nintendo vuole farci assolutamente dimenticare. Quindi ragazzi miei, per questo primo video di Poké Reset, diciamo, può essere tutto. Io spero che vi sia piaciuto questo tipologia di video, spero di portarlo successivamente in altri episodi e mi aspetto ovviamente il vostro supporto qui sotto, ragazzi, quindi con i commenti, con le cose che vi ho chiesto, un mi piace di supporto, non ci vuole assolutamente niente per il mi piace, e anche un follow su Instagram, che è sempre una cosa importante per seguire aggiornamenti vari, foto e via dicendo. Quindi vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio e ovviamente, come sempre, bye bye!